presentato anche uno smartphone molto interessante, l'X5, che arriverà sul mercato europeo a breve, un device ovviamente Froyo con display 3.8 pollici capacitivo con risoluzione 800x480 pixel, fotocamera da 5 megapixel con flash con la possibilità di registrare video in HD, quindi a 720p. Troviamo poi il ovviamente wifi, bluetooth, gps, non stiamo neanche a dirlo, sono ormai funzioni classiche, standard, che troviamo su quasi tutta la gamma smartphone Android. A Huawei, che conscia dell'esperienza su tutto il mondo internet, chiavette e modem HSPA, ha presentato questo smartphone con connettività 14.4 megabyte al secondo, quindi una velocità estremamente elevata per quanto riguarda navigazione web, download e utilizzo del tethering Bluetooth o Wi-Fi USB. Molto interessante la presenza dell'SRS Wow, che ci permette di andare a enfatizzare tramite la parte posteriore, la cassa posteriore, i suoni e quindi tutta la nostra musica. A livello di interfaccia sono 5 le schermate che abbiamo, classiche di Froyo, con la possibilità di andare ad aggiungere widget direttamente dal menu contestuale, widget che sono quelli standard di Android, e più abbiamo alcune personalizzazioni da parte del produttore. È un prototipo in questo momento, quindi non ci sono tutti i software definitivi, ma comunque possiamo tranquillamente avere un'idea della velocità con cui il terminale gira. E tutti i software presenti, come ad esempio l'applicazione Google, sono 4 i tasti frontali soft touch, indietro impostazioni, home e ricerca, e troviamo anche tutta la parte relativa ai messaggi, dove possiamo vedere come Huawei abbia personalizzato la tastiera, che può essere comunque selezionata attraverso il menu contestuale. Troviamo appunto la tastiera personalizzata Huawei, che ci permette anche di cambiare la nostra interfaccia semplicemente con uno slide laterale. Oppure troviamo un'altra serie di metodologie di input, come la classica tastiera Android e la famosa swipe, che permette di scrivere testi direttamente senza alzare mai il dito appunto dalla tastiera software. Oltre a tutte le funzionalità software presenti nel menu, troviamo una fotocamera HD 720p per quanto riguarda la registrazione video, e tutto quello che riguarda le impostazioni classiche dell'interfaccia della fotocamera di Android, che ci permette di attivare le varie funzionalità, scene, oppure di fare uno zoom semplicemente tramite il menu. A livello hardware troviamo un tasto di accensione e spegnimento, un jack da 3,5 mm, la fotocamera da 5 megapixel con flash 720p, lato destro pulito senza nessun tasto, inferiormente troviamo il jack per il micro USB connessione e ricarica, pulito con bilanciere del volume sul lato sinistro. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, da iNicolò e...